Il nostro rapporto, diciamo, con il comune di Genova inizia nel lontano 2014, quando c'era un bando per la valorizzazione dei Carruggi attraverso dei sistemi informativi turistici multimediali. Abbiamo avuto il privilegio di vincere quella gara d'appalto e abbiamo impiantato, diciamo, il primo sistema di orientamento turistico fatto in mattonelle di porcellana per la città di Genova. Il comune ha deciso di aumentare e sviluppare tutto il discorso di comunicazione turistica digitale. Quindi 2 anni fa siamo ritornati con molto piacere a Genova per integrare, allargare ed espandere ancora il progetto con la realtà aumentata e la realtà virtuale, che in questo caso abbiamo chiamato i cieli di Genova. Come vi dicevo, noi siamo partiti nel 2014 con un progetto innovativo per i Carruggi. Questo è l'esempio di una delle mattonelle dislocate per tutto, diciamo, tutto il centro di Genova. Abbiamo creato una web app accessibile, come vi dicevo, tramite QR code e chip NFC, con una serie di percorsi verde, rosso, arancione e blu, e dava la possibilità anche a stranieri, persone più anziane e anche persone più piccole di poter accedere a queste informazioni. Quindi siamo partiti da un sistema informativo in 2 lingue, italiano e inglese, abbiamo aggiunto in alcune location anche il virtual tour 360 gradi e la videoguida in LIS, perché facciamo anche molta 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 attenzione su quello che è l'accessibilità. Uno dei nostri punti forti come azienda, che ci ha portato comunque a coprire più di 150 comuni in tutta Italia, è il fatto che, oltre alla classica informazione turistica, noi cerchiamo anche di dare accessibilità ai collettivi più ampi possibili. Per esempio, la videoguida in LIS, che è la lingua italiana dei segni, per il non udente, il discorso della virtualizzazione dà accesso a luoghi che hanno magari delle barriere architettoniche che per motivi anche strutturali non potranno mai essere tolte. Virtualizzarli e presentarli permette alle persone di poter visualizzare luoghi che altrimenti non potrebbero visitare. Il discorso dell'audioguida con le audiodescrizioni per il non vedente, piuttosto che delle targhe in braille per la spiegazione dei monumenti. E poi pensiamo anche a che tanti luoghi non hanno le risorse per rimanere aperte 24 ore su 24, quindi un museo, una chiesa non è sempre aperta e quindi il digitale ci dà la potenzialità, la possibilità di fruire di queste cose anche fuori orario. Qui invece la realtà aumentata l'abbiamo implementata in quelle placche che avete visto nel video precedente l'anno scorso. Qui sono state create delle mascotte che ci sono state fornite dal maestro marciante di Genova, che le ha disegnate ad hoc per il progetto. L'animazione è proprio del disegno, che parla e racconta quel monumento o quel periodo storico in un linguaggio kids friendly, quindi più avvicino ai più giovani, per avvicinare anche, ripeto, i più piccoli a quello che è la cultura e il patrimonio. E l'ultimo step, che viene implementato appunto a cavallo tra il 2022 e contiamo di completarlo nel primo semestre 2023, è anche il discorso della realtà virtuale. Quindi noi abbiamo fatto con dei droni degli scatti a 360 gradi in diversi punti della città per avere appunto la visuale dall'alto, e invece poi in una serie di location selezionate appunto dal comune siamo andati a realizzare anche la virtualizzazione dell'interno. Facciamo vedere cosa c'è al di fuori dei rolli a Genova, quindi la parte medievale, parte di stazione marittima che porta il flusso dei crocieristi verso il centro storico, la parte appunto dei Carruggi, dove ci sono stati degli interventi importanti per recuperare edifici dalla malavita, darli in gestione a cooperative locali. Quindi è stata una bella operazione anche su quel lato del percorso, arrivando dal porto. Poi siamo andati su Piazza Banchi, abbiamo fatto Piazza dei Ferrari, Porta Sottana, Porta Soprana, Palazzo del Principe, Stazione Marittima. Quindi, come potete vedere, anche all'interno di questo virtual tour c'è la scheda informativa, può essere in multilingua. Ci possono essere dei contributi video, ci può essere una galleria fotografica e soprattutto questa è fruibile in diverse modalità. Come la state vedendo adesso, ovviamente in 2D che uno può vedere, ripeto, su computer, tablet, telefonino, eccetera, eccetera. Però ha la modalità immersiva, quindi con un pulsante sul proprio dispositivo l'immagine si sdoppia e quindi può essere inserita all'interno di un visore di virtual reality e quindi avere proprio la sensazione di essere dentro la città e muoversi all'interno della città, nonché esportabile anche per Oculus, dove, diciamo, il livello di risoluzione è ancora maggiore in qualsiasi parte del mondo che ha una connessione web. È ovvio che più migliore lo strumento, migliore la qualità di un certo tipo di contenuto, però il contenuto deve essere già
di un livello altissimo come entry level. Sfrutto gli ultimi due minuti per dire che noi siamo una società che fa innovazione tecnologica per fruizione e valorizzazione del patrimonio turistico culturale. Siamo partiti con questa immagine qua, che è un'immagine molto iconica, che è la Gioconda, e noi siamo stati i primi a farla parlare in realtà aumentata. Hi, I'm Lisa, Mona Lisa. Poi abbiamo avuto la fortuna di fare anche progetti per il Museo Comune di Roma, Musei Capitolini, Ara Pacis. Abbiamo fatto una versione della Divina Commedia in fumetto immersivo per gli studenti del liceo. Durante il lockdown abbiamo fatto un museo interamente virtuale dedicato a Raffaello, perché era il 500esimo e tutte le mostre sono saltate, purtroppo, compresa quella della Scuderia del Quirinale per via del Covid. E quindi noi, nel primo mese di lockdown, completamente in smart working, senza mai vederci più fisicamente, ma solo attraverso le webcam, abbiamo messo insieme un museo 3D virtuale immersivo con le 20 opere di Raffaello più importanti dislocate in tutto il mondo. Ci stiamo allargando anche nel discorso sport, entertainment, enogastronomia, quindi stiamo sviluppando anche prodotti e servizi per la valorizzazione appunto di questi elementi. E ripeto, grazie alla realtà aumentata sviluppata in house riusciamo a dar vita a tanti prodotti, quadri, gadget, eccetera eccetera, portare la fruizione a quante più persone possibile e dare alle amministrazioni strumenti di divulgazione e di promozione del proprio territorio che vanno al di là della visita in loco.